Ciao a tutti e bentrovati un'altra volta qui su Pianeta Mountain Bike. Della nuova Canon del Scalpel 2021 si è parlato veramente tanto. Si è parlato di geometrie, di telaio, di flex pivot point, di chainstay, garage, insomma di tutto quello che è l'insieme della nuova bicicletta per il cross country agonistico di Cannondale. Ma forse parlando di questa bicicletta si è un po' dimenticati tre particolari che per noi sono abbastanza importanti e di cui vi vogliamo parlare in questo video. Ma prima, come ogni volta, vi ricordiamo di iscrivervi al canale cliccando sul bottone iscriviti qui sotto. Il primo punto di cui vogliamo parlarvi è il Cannondale Wheel Sensor, ovvero il sensore di velocità e odometro che c'è sulla ruota anteriore della Cannondale Scalpel, ma non solo, perché si trova su tanti altri modelli della linea Cannondale. Che cos'è? Sostanzialmente è un sensore con tecnologia sia Ant Plus sia Bluetooth, sviluppato da Cannondale in collaborazione con Garmin, che va a registrare tutti i dati di velocità, distanza e tempo trascorso in sella alla bicicletta. Proprio come se fosse un normalissimo sensore, che in questo caso si collega sia con i normali ciclocomputer, che possono essere Garmin o possono essere anche di altre marche, ma soprattutto con la app Cannondale. Ed è proprio quando va a connettersi alla Cannondale app che questo sensore diventa qualcosa di più di un semplice rilevatore di movimento. Infatti, quando si connette per la prima volta il sensore alla app di Cannondale, in automatico si registra la bicicletta con la garanzia. Quello permette anche di tenere memoria di tutti gli interventi fatti sulla bicicletta, quindi le varie manutenzioni regolari, ma anche di segnalare quando una manutenzione va fatta, quindi ogni tot la app vi invia una notifica che vi dice che è ora di controllare la catena, che è ora di controllare le sospensioni e così via. Inoltre all'interno ci sono tutti i manuali di istruzioni della bicicletta e anche una sezione che permette di andare a fare la prima registrazione, il primo settaggio corretto delle sospensioni inserendo il nostro peso. Quindi è una app globale che si connette direttamente alla bicicletta per darci tutte le informazioni necessarie a noi come rider per l'utilizzo della bicicletta. Un'altra cosa molto importante è che il sensore può essere letto da tutti i negozianti autorizzati Cannondale, che non solo vedono lo storico delle manutenzioni fatte alla bicicletta, ma vedono anche lo stato della bicicletta e soprattutto vedono se la bicicletta è stata segnalata come rubata. Quindi, nel caso qualcuno rubasse la nostra bicicletta, noi possiamo segnalarla sulla app come rubata e qualora quella bicicletta entrasse in un negozio Cannondale, il rivenditore vede che è segnalata come rubata e quindi allerta le forze dell'ordine o comunque allerta il proprietario. Un'altra cosa molto interessante della nuova Cannondale Scalpel 2021 è lo Stash Kit, ovvero sul tubo obliquo, nella zona dove solitamente c'è il portaborraccia, in questo caso Cannondale ha ricavato una nicchia subito sotto il portaborraccia dove può essere inserito un multitool da 8 attrezzi di Fabric. Quindi quando si va a pedalare si ha sempre con sé il multitool. Questo Stash Kit ha la predisposizione anche per portare sempre con sé una bomboletta di CO2 e un Dynaplug. Quindi grazie a questo nuovo Stash Kit di Cannondale si ha con sé sempre l'occorrente per una riparazione di emergenza sul sentiero. L'ultima piccola particolarità della nuova Cannondale Scalpel 2021 è il perno passante posteriore Speed Release. È un sistema che permette di togliere la ruota posteriore senza sfilare il perno dal mozzo. Questo perché proprio sul perno si ha una parte più rastremata, come se fosse a forma di clessidra, che permette di scendere dal forcellino posteriore sinistro, che non è chiuso ma è aperto come se fosse un vecchio quick release. Questo sistema è stato inizialmente brevettato da Mavic e Cannondale adesso lo utilizza sulle sue biciclette da cross country. È un sistema molto utile non solo perché rende più veloce il togliere e mettere la ruota posteriore, ma soprattutto permette di non togliere il perno passante e quindi non si rischia di lasciarlo a casa oppure di perderlo. E chi vi parla ha provato a partire da Milano con una bicicletta e una macchina, arrivare in Liguria per girare e lì accorgersi di non avere nessuno dei due perni passanti. Potete immaginare, e potete immaginare quanto un sistema come lo Speed Release sarebbe stato utile in quella situazione. Benissimo, siamo entrati un po' più nel dettaglio della nuova Scalpel 2021. Per oggi è tutto e come al solito vi lasciamo con i tre consigli finali, ovvero quello di guardare uno dei nostri prossimi video, iscrivervi al canale cliccando sul bottone iscriviti qui sotto e soprattutto gas aperto. Alla prossima!